Oh my God, oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, oh my God, when I see you I should have run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, tells me to stop. Feeling, feelings, I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes7 Ardiri, Davide insieme a Don Roberto. Ve li facciamo vedere.
Ardiri, Davide insieme a Longo Roberto, come è stata la vostra gara? Vi abbiamo visto brillanti, forse qualche cosa di sfortunato? Sì, sì, è andata veramente benissimo, anche perché il nostro obiettivo era quello di divertirci. E peccato che sulla penultima abbiamo fatto un dritto e abbiamo perso parecchio tempo, però va benissimo così. E grazie a tutti i ragazzi che ci hanno fatto sentire in casa, qua Carmine, Tribuzio e tanti altri, poi tutti i ragazzi della Step 5, veramente superlativi come sempre, e Luigi Bruccoledi, tutti, grazie veramente a tutti, poi il grande Naviga che Roberto è veramente in macchina, è fondamentale, quindi merito suo soprattutto. Sì, sì, dalla Sicilia, e devo dire che ho trovato qui delle prove davvero fantastiche. L'ambiente come l'hai trovato? Bello agguerrito? Chiediamo al navigatore. No, agguerrito, assolutamente. Anzi, ho visto un ambiente bello sportivo dove si sapeva che tanti sarebbero andati forte per la conoscenza del percorso, però noi, essendo diciamo in questo sport, nel settore, abbiamo visto che a prescindere dalla rivalità, dalla competizione, c'è sempre qualcosa di base, che è quello che è l'amicizia, e quello tiene tutto. Quindi secondo me così bisogna affrontare queste gare, queste situazioni. Un piacere chiaramente per noi avervi avuto qui al Piagile numero 8. Eccoli lì i vostri premi, la coppa per la sesta posizione dell'assoluta, la coppia Ardiri Davide e Longo Roberto dalla Sicilia, due super esperti, un piacere sentire, avere la vostra presenza, ma sentire complimenti poi alle prove, all'ambiente da parte di un equipaggio che viene da una terra che insomma, vanta veramente una tradizione motoristica non indifferente, che è appunto la Sicilia. Grazie a voi ragazzi, ci vediamo l'anno prossimo.